gara che dovrebbe essere garanzia di gol e spettacolo, è quello che ci aspettiamo tutti. Queste due squadre hanno tanti giocatori nelle loro file in grado di inventare calcio. Per questo dovrebbe venire fuori una partita assai divertente. Ecco in grafica lo schieramento dei padroni di casa. Partono con il 4-3-3 con i due esterni, ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta.